Per il momento nelle tasche dei lavoratori non ci sono i soldi degli stipendi arretrati, che mancano in alcuni casi anche da 3 mesi, ma le lettere di licenziamento. 23 quelle arrivate ad oggi, 9 per la cooperativa Eolo, 7 per Lavoro Vero ed altrettante per quella San Matteo. Degli 82 con contratto a tempo indeterminato, insomma, ne restano 59. Ma più che del contingente, del mettere il classico piatto a tavola, chi protesta è preoccupato del suo futuro. Il problema è che non c'è prospettiva. Noi abbiamo avuto un incontro con la dottoressa Fracassi, capo gabinetto, che ha mandato una lettera in al comune per avere le informazioni, ma ad oggi questo incontro non c'è. Sulla vicenda interviene anche l'ex consigliere comunale Giuseppe Ventura, che ricorda come con la proposta fatta a suo tempo dal gruppo Oltre si chiedeva di accorpare i servizi erogati dalle cooperative sociali con l'affidamento ad un gestore unico che avrebbe dovuto provvedere all'intera manutenzione del verde sul territorio cittadino. Questa soluzione avrebbe scongiurato lo stallo attuale, le sofferenze che stanno subendo i lavoratori. In attesa di soluzioni resta aperta la questione su chi dovrebbe assicurare quei servizi che erano garantiti dalle cooperative ad una società partecipata dal comune, dice sempre Ventura, partecipata che potrebbe offrire soluzioni anche ai dipendenti delle cooperative. Anche la Fiedel su questo punto è pronta a qualsiasi ipotesi pur di risolvere la vertenza. Noi siamo a disposizione, qualsiasi soluzione, purché dia continuità al lavoro, come prevede la norma. La clausola sociale prevede questo, che chi fa il lavoro mette in forza i lavoratori.